Riprendiamo la linea da Villa Morsiani a Bagnara. Nella prima parte abbiamo conosciuto tutta una corte di animali, Allo il gallo, Prince il tacchino, e poi naturalmente abbiamo incrociato i magnifici San Bernardo da Bella, Emir, Angelica. E però siamo anche pronti per il nostro salotto letterario, e a dominare, diciamo, come filo conduttore possiamo anche dire che è il tempo, non soltanto perché il romanzo si intitola Il ritardo, ma perché il tempo caratterizza anche la collezione d'arte che abbiamo visitato, e il tempo caratterizza anche un altro tema prettamente agricolo, perché c'è l'attesa quando nasce una nuova varietà. E allora proprio di questo parliamo con Pierluigi Morsiani, che è fratello di Giovanni, che ci ha fatto da anfitrione nella prima parte e che già vedete che cosa ci racconta in quanto collezionista da una parte, perché mette a posto tutti gli orologi a pendolo, ma genetista proprio come professione. E tra l'altro qui ripercorriamo una bellissima storia che ci porta nel mondo delle pesche piatte, e poi abbiamo anche una novità. Dove è riuscito a trovare la combinazione giusta? Allora, le pesche piatte sono autoctone anche da noi, soprattutto in Sicilia, e in Spagna si trovano sia al nord che al sud, sia gialle che bianche, zona di Lerida, zona di Huesca, però la fondamentale è quella cinese. Recuperata quella, si sono fatti gli incroci con varietà moderne, chiamiamole così, e sono venute fuori tante varietà. Già nel 1983 io avevo le pesche piatte che coprivano tutto un arco di tempo stagionale. A quel punto si decide di sceglierne alcune molto favorevoli per il mercato, poi il mercato andò così. Forse non erano capite, attualmente stanno venendo fuori, sì. E ci sono anche altri, molti altri, che hanno fatto cose molto belle. Le mie però si differenziano da una cosa: hanno un retrogusto di mandorla. Nel contempo del grande freddo, la gelata dell'85, io ero alla ricerca di porti innesti per i peschi, per gli albicocchi, e raccoglievo selvatici in tutto il mondo, e poi li incrociavo. Alla fine mi vennero fuori dei fantastici ibridi interspecifici sui quali iniziai a lavorare. La caratteristica era quella che io volevo, il colore particolarmente scuro, quasi nero, cosa abbastanza difficile da fare in genetica. Ecco, perché noi diciamo che dalla cosiddetta platicarpa, come termine iniziale, che è appunto del mondo delle pesche, siamo passati al mondo delle prugne insieme alle albicocche. Sì, sono sempre rosacee. Certo, però sono, insomma, noi le conosciamo comunque come frutti diversi. Esatto, come frutti diversi. La caratteristica invece è appunto che si salvarono questi selvatici. A quel punto dici, ma sono veramente fantastici, piante sanissime, bellissime, e iniziai a lavorare. Praticamente la sperimentazione dal 1985 non è ancora finita, praticamente io l'ho semi brevettata, quindi è in corso di brevettazione, circa 16 mesi fa. Io la sto provando in tutte le situazioni climatiche, dal grande caldo, dal grande freddo, dalle situazioni umide. Infatti qui voi vedete frutti provenienti da vallate di Israele, Russia, Trasmodar, Italia. Questa è luna nera. È perfetta, tra l'altro ha una conservazione proprio anche della consistenza. Sì. Ne mangiamo una. Buonissima. Ah, il dentro dell'albicocca e il fuori della prugna. Io come madre, a parte l'armignacca, cioè l'albicocca, ho usato sempre la Sciro, vecchia varietà che qui in Romagna veniva chiamata la goccia d'oro, perché ha delle caratteristiche notevoli. Infatti noi vediamo che quella che viene nel grande caldo, è stata raccolta a 40 gradi e non ha fatto inverno, ha una luminescenza particolare. Davvero? Sembra madreperla. Alla pruina, le piante sono sempre produttive. Qui fra l'altro abbiamo un terreno che c'è anche un po' di sale, però la pianta regge perfettamente, non ha mai avuto irrigazione. Peso medio 140-150 grammi. Quindi allora, io rimarrei qui a farmi raccontare di tutto, ma ahimè il tempo scorre. E a proposito di tempo, io adesso faccio un tuffo indietro nel tempo, perché vado nel periodo della Seconda Guerra Mondiale.
E questi fori che ritroviamo proprio nelle colonne di questa Villa Morseani ci riportano direttamente a quel periodo. Seconda guerra mondiale, qui c'erano i tedeschi, ma poi arrivarono a Bagnara come a Imola i polacchi e liberarono le due città. Allora, proprio per ricordare questi eventi, è nato a Imola il memoriale Anders. A realizzare tutto questo l'associazione Eredità e Memoria, di cui è presidente Gabriele Ravanelli, che è qui con noi. Allora, questo memoriale, che tra l'altro ha coinvolto nella progettazione della planimetria e dei giardini scuole importanti della città, esatto, dal Paolini fino all'Alma Mater, con indirizzo verde ornamentale. Ecco, quindi, e questo memoriale cosa vuole diventare, allora, e ricordare? Allora, il memoriale nasce con la prima opera, la stele bronza realizzata dallo scultore Luigi Enzo Mattei, voluta da me in ricordo dei soldati del secondo corpo d'armata polacca, che, liberati dai gulag russi, si offrono per combattere il nemico comune di quel momento, per la libertà dell'Italia e della propria nazione, la Polonia. Loro combatterono con questo motto: per la nostra e la vostra libertà, noi soldati polacchi demmo l'anima a Dio, i corpi alla terra d'Italia, alla Polonia i cuori. Questi eroi parteciparono alla battaglia di Cassino, alla liberazione delle Marche ed infine nei nostri territori, liberando Solarolo, Bagnara, Mordano, Imola, Castel San Pietro fino a Bologna. In seguito nascono le successive opere, la statua dedicata all'orso diventato soldato, mascotte di quei soldati, Wojtek, ed infine, da un'idea condivisa con lo scultore, nasce il progetto Anders 2020 per celebrare il 50° anniversario della morte del generale Anders. Per tale progetto sono stati coinvolti, come abbiamo detto, le scuole del territorio. L'opera raffigura il generale Anders a figura intera, la prima e unica al mondo, con la mano destra appoggiata su di un libro, mentre nell'altra mano sorregge la carta topografica che indica il percorso fatto dai soldati polacchi nella campagna di Tala, lo stratega. Il legame fra la nostra nazione e la nazione polacca nasce secoli addietro. Nelle guerre di indipendenza si combatte gli uni per gli altri, ma visto che siamo in una regione dove l'agricoltura è molto diffusa, dobbiamo ricordare anche che in molti piatti della cucina polacca vengono menzionati i nomi delle nostre verdure fatte conoscere dall'imperatrice Bona Sforza in Polonia e da Copernico, che studiando all'Università di Bologna conobbe e portò in Polonia la conoscenza delle nostre verdure. Ecco, difatti questo è un aspetto molto molto particolare, perché proprio Bona Sforza, duchessa di Bari e regina di Polonia, pare che portasse un mazzetto di carote, prezzemolo, porri e sedano. Poi arrivarono anche altri odori, come li chiamiamo noi, e tra l'altro insomma, viene venduto questo mazzo di verdure, io lo dirò malissimo, Vosistna, sì, chissà come l'ho detto, ecco, e quindi tutt'oggi tra l'altro contribuisce, restando appunto in cucina, a dare un particolare aroma a tante pietanze tipiche. Parliamo dei brodi, parliamo di stufati. E c'è anche un piatto molto particolare di cui c'è stata data una ricetta che arricchisce proprio attraverso questo mazzetto di verdure, questa ricetta tipica polacca. Allora, io vi posso dire come si chiama: sono zampe di maiale in gelatina preparate con verdure e erbe aromatiche, servite con un goccio di aceto e rafano piccante. Però sicuramente, se ci seguite, riuscirete anche a vedere la ricetta con gli ingredienti e le singole preparazioni. Un'ultima particolarità: dobbiamo anche tenere conto che il famoso babà napoletano nasce alla corte dell'imperatore Stanislao, non nasce a Napoli. Lui era senza denti e voleva dei dolci morbidi, e i loro cuochi e i loro pasticceri facevano dolci secchi. Un giorno si arrabbia, piglia il dolce, lo scaraventa contro una credenza, rompe una bottiglia di rum, il dolce si inzuppa di rum, lui lo prende, lo sente morbido e comincia da allora a creare il babà. Poi perfezionato in Francia e infine arrivato a Napoli.
Siamo ospiti qui a Bagnara, allora vogliamo fare due chiacchiere con il primo cittadino, Riccardo Francone. Allora, diciamo che si tratta anche qui di un pezzo di storia in cui il tempo ha recitato al meglio, a partire dall'impianto della Rocca e delle Mura. Beh sì, direi che il nostro è effettivamente un borgo antico che è ancora molto ben conservato, come avrete potuto notare sono ancora le mura che sono totalmente conservate. Il nostro pezzo forte è senza dubbio la Rocca, che si inserisce all'interno di questo concastro medievale, con origini che sono addirittura della fine del 200, poi soprattutto del 300 e ancora di più di carattere rinascimentale, con quelli che sono i segni importanti lasciati da Caterina Sforza e da Girolamo Riario. Ecco, tra l'altro dobbiamo dire che proprio il territorio romagnolo ha delle assonanze e delle consonanze, ma per quello che riguarda il mondo agricolo, visto che è di quello che ci occupiamo, anche se oggi abbiamo fatto qualche deviazione, qual è l'agricoltura di Bagnara di Romagna? Ma certamente la nostra è una realtà che è rimasta fortemente legata alla campagna e alla terra. Noi non siamo terra di grandi industrie, non siamo terra di grandi zone artigianali affatto, siamo una terra che però ama senza dubbio l'agricoltura, ha tante realtà, magari non enormi, ma ci sono tante aziende, molte delle quali negli ultimi anni hanno sviluppato proprio anche diciamo delle strategie anche più legate al marketing, al biologico, a quelli che sono dei percorsi particolari di coltivazione, per cui c'è sicuramente la grande tradizione ovviamente della vigna, la grande tradizione della frutticoltura, però in mezzo a queste ci sono anche delle realtà e delle chicche, come ad esempio la nuova coltivazione dello zafferano, per cui abbiamo un'azienda agricola che ha scelto meno di 10 anni fa di puntare tutto sulla coltivazione dello zafferano in pianura, in un luogo quindi piuttosto insolito, e adesso è diventata una realtà consolidata e ricercata. La ringrazio molto. Allora noi, visto che oggi abbiamo fatto anche un bel connubio, insomma, Bagnara, Imole, abbiamo un po' girovagato, allora quanto alla vigna noi risaliamo sui colli della DOC di Imola per il nostro brindisi finale. Ed eccoci allora al nostro momento finale, abbiamo preannunciato un brindisi, siamo armati di bicchiere, qui con noi Jacopo Giovannini, la sua è un'azienda sui colli di Imola, con lui tra l'altro tutta la famiglia. Mi sa che Gian Giacomo l'abbiamo conosciuto nella precedente puntata, perché c'è proprio un'etichetta che è dedicata a lui, però Jacopo io ti volevo chiedere di questa Albana che anche oggi sta facendo furore in questa occasione d'incontro. Questa è la prima Albana nata in casa Giovannini, questa è un'etichetta che ha più di 20 anni, è un'etichetta alla quale siamo molto affezionati, alla quale ci ha dato il via per poter iniziare a credere in un futuro diverso dell'Albana, un futuro più importante e a far riprendere all'Albana quello che per noi merita, quindi tanto successo. E poi ha un nome talmente particolare che penso che oggi ci stia benissimo, che è Gioia, quindi insomma la gioia sta bene a casa di tutti. E oggi insomma Gabriella prima ci ha deliziato e quindi continuiamo tutto in gioia. Grazie. Insomma, ci mancava solo il vigneto, però abbiamo avuto tutto e il vigneto è espresso dentro questi bicchieri. Allora, facciamo un brindisi finale, un bel cin cin, perché queste giornate si possano rinnovare e come si rinnova l'appuntamento con i frutti della terra tra 7 giorni puntuali su questa rete. Cin cin! Cin cin! Cin cin! Cin, cin. Cin, cin. Thank you.
In collaborazione con